Tante novità, tutto è pronto per questo match attesissimo. Tra l'altro in tribuna tanti addetti ai lavori. Ho scorto Giovanni Galli, direttore generale della Lucchese. Ho scorto anche Beppe Sannino. Intanto ha avuto avvio il confronto. Papini la domestica bene, Papini, che poi torna da Bini. Ancora dentro per Papini. La può controllare, il suggerimento è per Bini. La palla è buona, attenzione alla conclusione di Gianotti, che alza troppo la mira, la palla si alza sopra la traversa. Papini riparte da Del Colle. Del Colle, attenzione all'errore di Del Colle, la palla è per Lari, va Lari, è solo davanti al portiere, Lari salta il portiere e colpisce il palo, clamoroso, clamoroso, clamoroso. Riparte Zanola, poi ancora Mazzoli che la mette dentro, Carnevale, l'arpiona, ancora Carnevale, va da Gianotti, la battuta di Gianotti, la palla che esce di poco. Cominciato proprio in questo momento il secondo tempo del match tra la formazione dello Scandicci e la Correggese. La palla è per Chiurato, Chiurato dentro a cercare ancora Lari, il tiro di Lari, la palla che esce di un niente. Momento clou del match. Ti giochi Selvatico oppure Bertoli? Selvatico. Va Selvatico, la sua battuta, la rete! La rete, un gioiello di Selvatico, un gioiello di Selvatico. Poi la palla è per Grandolfo, attenzione a Grandolfo, il gioco nello stretto, Grandolfo la battuta, il palo clamoroso! Il palo clamoroso di Grandolfo, poi ancora Grandolfo, limite dell'area al tiro, la palla che esce. Esattamente, oppure poi vince anche con un gol di scatto ma segnando almeno due gol. La battuta, la palla profonda verso Ferrari, c'è il portiere Casini che la perde, attenzione Ferrari, la palla in rete, la palla in rete. Telegramma di Labate e poi chiudiamo. Vittoria nettamente meritata della Correggese, che ha un piede e mezzo a questo punto nella finale di Coppa Italia. Per lo Scandicci servirà davvero un'impresa d'altri tempi a Correggio per strappare il successo.